Ciao, sono Emiliana Fabbri, una ricercatrice del PowerShare Institute, l'istituto di ricerca più grande della Svizzera. Al liceo la mia materia preferita era filosofia. Amavo pensare, ragionare, leggere, ma mi appassionavano anche tematiche ambientali e in qualche modo tutto questo mi ha portato qui. Mi occupo di elettrochimica e scienze dei materiali, cercando di sviluppare nuovi materiali in grado di convertire l'energia rinnovabile in idrogeno. L'idrogeno è il potenziale combustibile del futuro. La mia giornata comincia portando uno dei miei figli a scuola o all'asilo nido e infatti sono mamma di Lorenzo di 5 anni e Eva di 2 anni. E come speravo, gran parte della mia giornata è dedicata ad investigare nuove cose. Sono infatti responsabile di vari progetti di ricerca che porto avanti insieme ai miei studenti di dottorato. Insieme analizziamo i dati raccolti, li studiamo e cerchiamo di capire come poter sviluppare appunto nuovi materiali. Gran parte del mio tempo però va anche dedicata alla scrittura di articoli scientifici e nuovi progetti di ricerca, perché in questo campo servono sempre nuove idee. Il mio consiglio per le giovani ragazze che vogliono intraprendere una carriera scientifica? Fatelo, perché potete farlo!